Un tema importante è anche quello di garantire sicurezza sui cantieri su cui stiamo lavorando. Stiamo facendo uno sforzo importante, tanti cantieri, brevi tempi, pochi tempi a disposizione, molte imprese che lavorano e cogliamo l'occasione di queste convenzioni di avere anche il supporto di questi centri di paritetici territoriali che possono fare consulenza e attività di assistenza e accompagnamento all'impresa per garantire che le opere vengono fatte in qualità ma vengono fatte anche in sicurezza. Noi mettiamo a disposizione come ente istituzionale per la sicurezza, mettiamo a disposizione il nostro know-how in materia di sicurezza. Penso che sia una firma importante anche in un momento diciamo così di tempi ristretti, perché diciamo, i cantieri devono essere consegnati in tempi brevi, per cui pensiamo che con la nostra esperienza possiamo dare un apporto importante, qualificante per la conclusione dei cantieri. Questo accordo e questo supporto che noi daremo cercherà di abbattere un po' quelli che sono gli infortuni sul lavoro che attualmente si sono innalzati da più del 10% a livello nazionale e quindi daremo tutto il nostro servizio affinché gli infortuni e tutte le morti che avvengono sui cantieri non avvengano. Questo accordo, diciamo, di servizi è fondamentale perché consente l'apertura di 65 cantieri disseminati in tutto il territorio campano, perché sono interessati 24 comuni della regione Campania. In particolare, per quello che riguarda Napoli, dove io sono presidente del CFS, si apriranno ben 37 cantieri, alcuni già sono in corso, interesseranno 33 strutture. Ma la cosa importante è che queste strutture non solo soltanto sono localizzate nella nostra città e quindi sono strutture simbolo, ma sono anche localizzate nelle periferie e quindi questo potrà essere un processo virtuoso per poter porre attenzione alle nostre periferie e riqualificare il territorio.